Ciao ragazzuoli, benvenuti, benvenuti a questo nuovo video. Niente, siamo qua perché ragazzi, come avevo detto sul gruppo di WhatsApp, ultimamente ho finito un gioco che ragazzi non mi aspettavo mai che mi prendesse così tanto, anche se in passato ho fatto gli altri, però l'avevo lasciato un po' perdere. Ho fatto questo gioco qua, ragazzi, Tomb Raider Definitive Edition. Non so se qualcuno di voi l'ha fatto, l'ha finito, l'ha lasciato a metà. Cioè, lasciarlo a metà è impossibile perché ti piglia di bestia. Quindi, cioè, a mio riguardo era impossibile non finirlo. Cioè, quindi cosa vi voglio dire? Ragazzi, cioè, questo gioco qua è una roba allucinante. Veramente, tipo, è allucinante. Cioè, di che cosa parla questo gioco? Parla di una ragazza, di un gruppo di esploratori che vanno alla ricerca della regina Emiko, che sta nelle tre isole Barbados del drago, una roba del genere. Ok, cosa succede? Questa regina nell'antichità era la governatrice di questa isola, di tutti questi bordelli qua. Cosa succede? Che loro decidono di andare lì per scoprirne di più su questa regina. Cosa succede? E quando arrivano lì sul posto, si trovano una tribù di esauriti. Cioè, che si chiamano, sono illuminati. È, diciamo, comandata da un coglione che si chiama Mattias. Cosa vogliono fare questi qua? Siccome in tanti anni che loro sono approdati su questa isola, non sono mai riusciti ad uscire. Perché? Perché cosa succede? Questa regina Emiko, e diciamo, la sua anima è incastrata in un corpo già morto, esile. E cosa succede? Lei, essendo che ha ancora l'anima in vita, chiunque cerca di scappare da quell'isola viene sbalzato dentro un'altra volta. Se arrivano elicotteri, scatena tempeste, li fa distruggere. Se arrivano aerei, uguale. Se, con le navi, causa maremoti e onde della Madonna. Cioè, in teoria non se ne vanno mai da quell'isola. Cioè, è lei che tiene imprigionata la gente. Allora, questi illuminati, questi pazzi esauriti, cosa hanno fatto? Hanno fatto prigionieri, morti, sacrifici di donne. C'è, cioè, proprio una roba fuori dal normale. E quindi cosa dobbiamo fare noi? Noi arrivati lì dobbiamo cercare comunque di... Se una volta, quando si parla nel primo vi nel video iniziale di Tomb Raider, si doveva andare a fare delle scoperte archeologiche, qui adesso veramente diventa un'avventura allucinante. Perché devi andare a... Man mano che capisci la storia, devi andare dalla regina Emiko e, diciamo, spezzare questa maledizione. Cioè, devi proprio andare a uccidere quel cadavere che... Cioè, quel cadavere, quel cadavere che contiene l'anima della regina Emiko. Oppure c'è una ragazza che è nel gruppo degli esploratori, che è la prescelta della regina Emiko. E tutti gli illuminati, questo Mattias Frocio, cercano di rapirla per poterla offrire in sacrificio a questa regina, in modo che tutti possano scappare. E quindi c'è molto da fare. Quindi la Croft è molto ben impegnata a fare il tutto il possibile per poter uscire da quest'isola. Ragazzi, il gioco è meraviglioso, veramente. Cioè, non so come spiegarlo, cioè non si può spiegare un gioco. Forse farò un gameplay perché a me piace. Cioè, spero che voi lo seguiate, però a me piace un casino. Quindi farò il gameplay, ragazzi. Farò il mio gameplay. Allora, che dirvi? Partiamo subito e vi dico una cosa. Se non avete giocato a questo gioco, ragazzi, non costa un cazzo, costa 10 euro nuovo. Io l'ho trovato, me l'ha regalato Andre. L'ho trovato a 10 euro nuovo, ragazzi. Quindi provatelo perché veramente, ragazzi, cioè, non vi staccherete più. Io veramente mi sono divertito un bel... Sì, ha anche dei problemi, nel senso, qualche baghettino ogni tanto c'è. Cioè, ho fatto un pezzo di gioco che avevo distrutto tutti e non riuscivo a trovare più il personaggio. Cioè, l'altro nemico. Solo che era incastrato dentro al muro e io non potevo attaccarlo da nessuna parte. Poi, per fortuna, piano piano è riuscito a uscire un po' con la faccia, con la testa in giro, gli ho dato due colpi e ho fatto fuori. Cioè, ma non succedono sempre i bug, eh. Cioè, questo non rovina la storia, in teoria. Cioè, chi cazzo se ne frega di quei due bug se la storia è così spettacolare. Ragazzi, sta storia qui sarà allucinante. Ci sono samurai che proteggono la regina Emiko. Ci sono questi illuminati che sono tutti esauriti, veramente, che li hanno fatto morti e prigionieri da anni, li lasciano a pane e acqua senza dargli da mangiare, diventano pure più sclerati. Cioè, proprio, sei quegli psicopatici, ecco.
Tipo quella gente là. Ragazzi, questo, cioè, era il mio parere su questo gioco, cioè, anche se non ho detto tanto. L'ho spiegato più o meno cioè, la trama del gioco, che cosa bisogna fare. Ragazzi, dovete veramente assolutamente comprare questo gioco. E aspettiamo il prossimo Tomb Raider, vediamo come funziona. Fatemi sapere nel video se volete il gameplay di questo Tomb Raider Definitive Edition, se vi fa piacere. Se voi mi dite se questo video supera almeno i 30 mi piace, io inizio a fare il gameplay di Tomb Raider. Scusate, ho la tosse. Quindi che vi dico, ragazzi? Grazie per le comunque 30 mi piace della diretta gol. A breve ne uscirà un'altra. Sto facendo la divisione. E quando voi mi darete il via, cioè ovvio i 30 mi piace, partiremo con questo gameplay di Tomb Raider. Fatemi sapere cosa ne pensate. Spolliciate come al solito. Un abbraccio, un saluto a tutte le persone che mi seguono, ai soci miei. Go, sì, Goku, poi che cazzo sto dicendo? Andre e Gabri. E niente, ci sentiamo in un prossimo video. A più presto con Tomb Raider Definitive Edition e diretta gol. Ciao ragazzi, alla prossima.